qui una tipa veramente simpaticissima e in gambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime, ma tipo che lei è andata là con un sacco di creme dopo sole e poi ho preso un casino di sole. Mi hai mostrato il pappagallo. Non ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata tra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo questa sera non posso perché sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare nelle sue ferie. E poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori perché devono prendere il treno. Ho distrutto la macchina, era mia. Siamo tutti servi della gleba. E abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Mi ha detto il medico che ho le palpille prostative interne. Poi ho un gomito che mi fa contatto. Ieri mio padre è rimasto chiuso dentro. No, no, è che ho delle storiacce con lei. Lei ti ha dato il 2 di picche. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata. Solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice. E siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo e l'ho convinto di tornare da lei. E che mi è entrata una bruschetta nell'occhio. L'occhio spento, il viso di cemento. Lei è il mio piccione, io il suo monumento. Servi della crema, tutta birra. Carichi di ettolitri di sburra. Cuore in fiamme, maschera di ghiaccio. No, siamo in quarantena. E vabbè, ma se poi esci con lui a fare la spesa, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai un'altra storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema per me, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti che se hai bisogno di qualcuno io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi devo mettere una scopa in culo e ti ramazzo la stanza?